sulle macerie di quella locanda che prima della guerra era una piccola stazione di posta, si è costruito un pezzo di storia valdese, un bazar più che albergo o negozio griffato da Chiaretta, che dal secondo dopoguerra ai giorni nostri ha offerto alla gente di Gualdo e non solo un cordiale pluriservizio costituito da una locanda, una osteria poi trasformata in accogliente bar tabaccheria con annesso posto telefonico, un negozio di alimentari antenato di un moderno supermercato, un autentico porto di mare favorito dalla vicinanza della stazione ferroviaria. Ebbene, questo pezzo di storia valdese ha rischiato di sparire definitivamente dai nostri ricordi con la chiusura del mitico negozio annunciata 6 anni fa da Remo Giombini, nipote ed uno degli eredi di Chiaretta Berardi. E invece, sì, Remo ci ha ripensato, sospinto dalla sua smisurata vitalità e dall'estro dell'artista ribelle. Ha realizzato con la riapertura della cantina di Nonna Chiaretta il sogno di una seconda rifondazione di quel pezzo di storia, maturato chissà in anni di buona e originale composizione fotografica, di esposizioni e vetrine d'arte non banali e di ottimali frequentazioni, magari con persone anch'esse non banali, come Mario Fioriti, presidente dell'Associazione Teatro Thalia e direttore del ruspante Bollettino del Venerdì, o il giovane Dario Gubini, presidente dell'Associazione Culturale Clip Up Your Mind ed entusiasta promotore di eventi culturali che con lui ed altri artisti locali ha riscoperto ed aperto al pubblico le splendide sale di Palazzo Calai, nel centro storico di Gualdo Tadino. Tre pazzi con un unico sconfinato amore: far vincere il bello, tentando di debellare anche nella nostra città l'abitudine al brutto. Hanno fatto centro ancora una volta con un vernissage affollato alla duplice inaugurazione presenziata dal sindaco Massimiliano Preciutti della nuova cantina di Chiaretta, con 12 tipi di vino alla spina in bottiglia, insieme ad uno spazio espositivo nel quale l'oste artista Remo Giombini offre una sua personalissima indagine su Gualdo Tadino, fatta, come ricorda Dario Gubini, di visioni di una città ancora esente dalle cementificazioni, con l'ingresso impietoso e tranciante nel campo visivo dei tanti obbrobri post-industriali mai reinseriti nel settore produttivo locale e ormai avviati in una situazione di discarica. Un racconto discreto, aggiunge Linda Panfili, col colore in punta di dita che non invade ma inacerbisce e denuncia un occhio, il nostro, ormai troppo dimesso.